Eccomi ragazze, ho fatto l'albero, come avete visto ho fatto il presepe. L'albero l'ho fatto avanti ieri sera e il presepe l'ho fatto ieri. Oggi ho aggiunto anche qualche altra decorazione, però poi ve la faccio vedere domani nel prossimo video. Perché nel frattempo, perché se no poi si fa troppo lungo il video e poi non riesco a montare e fare tutto insieme. Questo rumore che sentite, vabbè, Greta col triciclo che dovevo portare al garage perché ormai è fatta grande, però sta ancora giocando. Mi fa ridere perché c'è il palloncino che l'abbiamo comprato l'altra sera con il cane dalmata e lei sta facendo giro giro. Vabbè. Comunque, nel frattempo c'è anche il bimbi in funzione perché Pierangelo ha messo a fare le cipolle in agrodolce, la marmellata di cipolle di Tropea, quindi quelle rosse in agrodolce. Non vi dico l'odore della cipolla, vabbè. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso. Però già da tanto che lo stavo dicendo che doveva fare, stasera sta facendo. Ho messo un po' a vasi stasse la finestra in modo da far uscire un po', perché sta cuocendo dall'altra parte. Poi vi farò vedere tutto. Perché ho fatto un po' di cambiamenti. È arrivata la macchinetta del caffè, che vi avevo detto che dovevamo prendere. È arrivata la macchinetta del caffè. E poi nel prossimo video vi faccio vedere le decorazioni, vi faccio vedere la macchinetta, vi faccio vedere tutto come l'ho sistemata. Ragazze, siccome avevo tanta fretta, non ho fatto il video perché comunque avrei dovuto perdere più tempo. E poi vi faccio vedere tutto. Comunque oggi mi è arrivato un pacco da Amazon. E mi sono decisa finalmente a prendere questo. Questo che cos'è? È il tappetino. Ora vi posiziono qua. Ok, si vede. Praticamente è il tappetino che va sotto l'albero di Natale. Comunque mi bruciano gli occhi perché questa cipolla ha invaso tutta la casa. Mamma mia! Ed è il tappetino peluscioso bianco da mettere sotto l'albero di Natale. Lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo. Però ragazze, praticamente, siccome il mio albero è innevato, è innevato, se si sposta appena appena, si tocca, si sfiora, perde un po' di quella neve e va tutta per terra. Ora, siccome un casino davvero, poi raccogliere in continuazione i pelucchi, queste palline di neve, questa cosa di neve, questa nevicchia, questa neve che cade, è un casino pulirla da là sotto ogni volta, perché se siccome cade mi dà fastidio che comunque poi si intravede a controluce questa cosa qui. Allora, prendo il tappetino bianco in modo che poi, siccome ha non l'ho ancora aperto, lo sto aprendo adesso insieme a voi. Sembra fatto bene. L'ho preso in offerta col Black Friday su Amazon, pagato sulle 15 euro invece di 27. Infatti, si vede che, perché io ne ho visti parecchi, ma questo è bello doppio. Ho fatto davvero bene. Comunque ho preso questo in modo che lo aggancio sotto, poi lo sgancio e lo vado a sbattere e lo rimetto sotto e poi passo l'aspirapolvere. Poi un conto passa l'aspirapolvere una volta al giorno Ciao, e un sono conto passarla più Greta. volte al giorno, perché se magari Ciao, Greta, siccome sono Greta va a giocarci vicino, prende le palline Piccolina. eccetera, mi fa cadere Andate sempre un po' di nella neve. Allora, bagofiera. cade qui sopra, io la prendo, la sbatto e poi pulisco, perché sennò in continuazione sembrano questi cosi di neve sotto. Ma stasera non tanto ci è andata, infatti tutto bello pulito. Però comunque, ho preso il tappeto anche perché va a rifinire meglio l'albero. Ora spero che vada bene. Ho preso la misura 120 cm di diametro e spero che vada bene. Ora lo vado a montare insieme a voi. Ed ecco ragazzi, comunque ho messo questo Babbo Natale che gli hanno regalato i miei genitori a Greta. Ho messo la renna che mettiamo sempre, l'albero e la ghirlanda. E tutte queste decorazioni qua. Beh, ora ve le faccio vedere, poi domani con calma ve le faccio vedere ancora meglio. Ora le luci non riesco a mettere bene a fuoco. Ok. E comunque i fiocchi che ho messo, che avete visto. E quindi ora vi posiziono per terra. Vediamo un po' se si vede bene. Ok. Ora sposto questo. Carino davvero il tappetino. Ed è anche bello grande. Ora dovrei.
Ecco, dovrei spingerlo dietro, aprirlo a strappo da metà. Ok, proprio carino, eh? Ah, aspettate. Ecco ragazzi, l'ho posizionato, però siccome poi lì c'è il mobile, appena arriva Pierangelo lo faccio, faccio sollevare un po' il mobile e faccio andare il tappetino sotto, e poi sembra tutto così carino, carinino. Pierangelo è tornato, qui ci sono i panzerotti. Zan zan, benedica il panzerotto. Sono belli grossi, magari metto a fuoco e ora ci mangiamo questi. E poi qui c'è il dolce, ve lo mostro dopo. Piccola renna di Babbo Natale. Piccola renna di Babbo Natale. Com'è il panzerotto? Direi che è molto buono, è una volta che li prendiamo di qui. Ho visto qui. Ed è buono. Approvato. Ho assaggiato la cipolla in agrodolce di Pierangelo, vi dico che è buona. Poi vi lascio la ricetta, magari vi faccio proprio la video ricetta, così tanto faremo l'altro. Ora mi sto tagliando un pezzo di formaggio. Ragazzi, devo un po' mettermi a dieta, perché qua se sto sempre a mangiare non va bene. Un pezzettino di formaggio, anche se non è ancora fredda. Mi ho messo qualche minutino in freezer, però è ancora calda. Però chissà chi aspetta adesso che si fa fredda. Assolutamente, certo non noi. Ora l'assaggio. Andiamo sotto a fuoco. Sotto a fuoco. E va bene, cioè, ecco qua. Allora. Buonissimo. È proprio buona. Questa messa nei panini con l'hamburger, quindi sporcaccioni, hamburger, cheddar sciolto, pancetta croccante, cipolla in agrodolce e cipolla con la fritta che vende Lidl, quella là tutta fatta sbriciolata. È proprio la cosa più lurida, schifosa del mondo, però molto gustosa. Quindi se volete sgarrare e fare schifo, questa ve la consiglio. Anche ottima da accompagnare, cioè diciamo che è fatta apposta più che altro per da mangiare con i formaggi. È proprio top questa, buona davvero, buona buona buona. Ora stiamo facendo qualche boccaccino, al momento me ne sono usciti tre, uno un po' più grande e l'altro un po' più due piccoli, e ora sto facendo l'altra perché abbiamo fatto due dosi. Ora sta cuocendo l'altra e poi la vado a imboccacciare e si fa mangiare, ragazzi, si fa veramente mangiare molto bene. Scende che è una delizia. Adesso dobbiamo vedere questi dolcetti che ha preso Pierangelo. Vediamo un po'. Wow, 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 wow. Wow. Allora, sono delle graffe, una Nutella, una alla crema e una tarta della Monaca alla crema chantilly. Adesso proviamo
tu che cosa vuoi? Cosa vuoi tu? Al cioccolato. Ah, il cioccolato. Io opterei per dividerla. Che buono. Un attimo che posiziono la telecamera. Io voglio il cioccolato. Lei vuole il cioccolato. Allora, per forza, sì, non ti voglio dare niente. Niente panini. Diciamo che proprio il pezzo vuoto è preso. È vuoto questo, un po' più vuoto. La testa perché è vuota. Perché l'ho tagliato? Perché l'ho aggiunto? No. Tagliamo un pezzo per Greta. Un po' più cioccolatoso. Tieni. Poi voglio assaggiare la teta della monaca, che è così, anche se è un po' floscina, di solito sono un po' più gonfiette. Ora vediamo un po'. Com'è, buono? È buono? Io adoro, ragazze, i dolci con la crema. A me mi fanno proprio bombazzi. La cioccolata no, ma la crema mi fa impazzire. Allora, la taglio, la abbiamo a metà. Lo so che adesso quelli che sono a dieta mi stanno dicendo tante brutte parole, però ragazze, questo è. Tieni, papi. Grazie. Assaggio. Che buono. La crema è molto buona. Guardi. Ma di che? Non ti piace? Buono. Tu vuoi questo? Tieni. Tieni, papi, sennò lo va tutto a terra. Mordi. Mordi forte. È meglio la Nutella? La Nutella? Tieni, vuoi questo o questo? Non voglio la Nutella. E qui dentro c'è la Nutella. Quella è la crema, Ehi, devi mordere, non leccare, non è un gelato. Ora mi sono tagliato un pezzettino piccolino di questa graffa alla crema. E vediamo un po' com'è. Se non lavati i denti. Ok. Ora beh, con i dolci stiamo bene per un po'. Dopo le telefonate. Comunque, molto buono, la crema molto liscia. Crema liscia. Pisellina. Wow, pisellina. Eccoci, ragazze, sono praticamente come vi ho chiuso il video ieri. Perché appunto sto girando un po' queste clip del calendario dell'avvento, le sto girando un po' tutte insieme, questi primi giorni solamente. Perché appunto mi sto portando avanti con i vlogmas per voi, perché ovviamente non li vedete in tempo reale, ma qualche giorno prima rispetto a quello che vedete voi. Comunque, oggi apriamo la casella numero 2 del calendario dell'avvento di The Gustavox. Vediamo un po' se Greta trova la... Ma è velocissima, cioè non mi dà neanche il tempo di dirlo, già l'ha trovata. Eccolo. Ora dobbiamo capire, scusa un attimo, come aprirlo. Ecco qua. E questa. Oggi nel calendario troviamo le salsicce di Lula Mamma. Le salsicce di Lula Mamma, non sono per il cane. I salamini classici, salamino classico Beretta. Adoro. Sono piccoli salamini. E oggi abbiamo trovato i salamini. Come sono questi? Buoni. Sono buoni. I dolcetti buoni. I salamini Beretta. Di questi salamini, ragazzi, con gli amici quando uscivamo ce ne siamo mangiati tanti. E quindi al numero 2 oggi si sono trovati, abbiamo trovato i salamini Beretta nel calendario di Gustavox. Adesso invece apriamo il calendario dell'avvento Smarties, il numero 2. Vai.
Trovalo. Eccolo là. Hai due. Vedi, guarda qua. Aspetta che ti aiuto. Ah. Vai. Aspetta che si è strappato. Mannaggia. Vai. Un altro pacchettino di Smarties. Facciamo vedere. Ah no, questa è una cioccolata, deve essere di Smarties. Questa deve essere una cioccolata. Che appunto dietro poi ci sono anche le cioccolatine disegnate. E quindi abbiamo aperto anche il calendario numero 2 di Smarties. Il giorno numero 2. E come sempre ragazzi, noi adesso vi salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto, questo vlogmas numero 2. I vlogmas ragazzi non usciranno il sabato e la domenica, perché appunto mi serviranno per mi serviranno questi giorni per poter girare e montare i vlogmas, che poi vedrete i giorni dopo, perché comunque lavorando è un po' più difficile, però cercherò di girare i video tutti i giorni in modo da tenervi compagnia. Non saranno tutti i giorni vlog, magari nel caso in cui non dovessi riuscire a girare vlogmas tutti i giorni, vi metterò comunque un altro video, che ne so, magari uno svuota la spesa o magari un video di prodotti finiti, oppure vi metterò un video di ricette. Anche se c'ho già un video pronto di ricette che vedrete. In modo che se per caso non mi trovo con i vlogmas, vi metterò questa tipologia di video. Altrimenti usciranno sempre vlogmas. Va bene? Spero che vi faccia piacere tutto questo. Mi avete scritto che volete vlogmas. Quindi io spero di tenervi compagnia. E di accudirvi. Vi faccio vedere cosa Greta. Ah! Comunque vedrete prossimamente dei video con questa cosetta qua, che è una finta blatta, uno scarafaggio, perché abbiamo fatto degli scherzetti con queste e ne vedrete delle belle, ci sarà da ridere. E quindi niente, io adesso vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciate like se il video vi è piaciuto e seguitemi su Instagram se vi va, qui c'è il mio nome di Instagram. E ci vediamo domani con il prossimo... No, bugia, domani no, perché domani è venerdì, sabato. E quindi ci vediamo nel prossimo vlogmas. Ciao! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.